Serra, il letto del fiume soffocato dalle erbacce, lancinale fa paura. La fortuna è quella di trovarsi durante il periodo estivo, quando la siccità riduce la portata d'acqua del fiume Ancinale a un piccolo rivolo, ma è sufficiente un improvviso temporale ed ecco riaffiorare dalle erbacce i riflutti ondosi che si infrangono sulle sue sponde, facendosi largo per scorrere tra le insenature lasciate libere dalla fitta vegetazione che in ogni parte invade e soffoca il letto del fiume. L'inconveniente è lamentato non solo dal gruppo consiliare di minoranza, ma anche da semplici cittadini, i quali temono, in caso di eventi atmosferici eccezionali, qualche pericolosa ostruzione che costringe l'acqua a rompere gli argini e riversarsi nel centro abitato. Non sarebbe la prima volta, già in passato la cittadina è stata costretta a subire, non senza il sacrificio di alcune vittime, la furia delle acque, le quali, proprio a causa di un'ostruzione che ha impedito il normale deflusso, si sono riversate per le vie del centro abitato, travolgendo ogni cosa e facendo vivere ai residenti, colti nel pieno del sonno nel corso della notte, ore ed ore di vero terrore. Affinché tutto ciò non debba ripetersi e soprattutto per tranquillizzare gli abitanti residenti nei quartieri più bassi, che sono quelli maggiormente esposti al pericolo, si stanno in questi giorni moltiplicando segnalazioni allarmanti. Il letto del fiume Ancinale, nel tratto che attraversa il centro abitato, è invaso da erbacce di ogni genere al punto che il corso d'acqua quasi non si vede, ma scorre minaccioso e silente, pronto a emergere quando inaspettatamente arriva la piena, la quale fa fatica a defluire. L'amministrazione comunale da parte sua assicura che presto saranno messi in atto gli interventi necessari, per i quali sono già disponibili i finanziamenti, e che il problema verrà nel più breve tempo possibile portato a soluzione. Ma c'è chi guarda più lontano e vede, nell'indecoroso spettacolo che si presenta davanti agli occhi dei turisti e dei forestieri, un affronto all'estetica del paesaggio, che certo la cittadina non merita. Nel periodo di massimo afflusso turistico non è confacente mostrare ai visitatori quella che dovrebbe essere una delle parti migliori del paesaggio urbano, in condizione di massimo abbandono. Questa situazione consente ai gruppi consiliari di opposizione di affilare le unghie e lanciare accuse agli amministratori. Qualche privato cittadino sta facendo circolare sui social un video titolando «Sul Rio delle Amazzoni, vista la folta vegetazione, in alcuni tratti si intravede addirittura il fiume».